dal tempo in cui Ra e Iside ressero la Sfinge dal deserto e Zeus e Atena furono divisi, l'uomo ha scoperto che quando il buio si ripiega sul buio nelle correnti agitate della notte, dal buio il fulmine richiama le ombre alla vita per breve tempo ricondotte. Si dice, si racconta in miti e novelle che una notte si fa il segno che una vita baciata dalle stelle sta esaurendo il suo tempo e il suo regno. E da qualche parte, in quell'oscurità, nel cuore di una grande tempesta, un'anima del mondo restituita tornerà agli dèi che l'hanno plasmata. E questa era una tale tempesta come raramente se ne vedono nella vita, perché in una stanza ora d'ombra riempita, il grande Beethoven viveva questa, la sua ultima notte. Ora, radunati intorno a lui, danzavano nell'aria i fantasmi del suo passato, Fate, lo spirito del destino, e suo figlio Twist, deforme e scanzonato. Poiché di questa notte, tra spettri e rumori, loro sarebbero stati gli attori. Tutto questo non ha alcun senso. Rimuovi dal muro un singolo mattone e a volte l'intero muro trema. Chi se ne importa di una singola canzone? Arriva il momento di decidere, caro compositore. La vita è fatta di scelte. Passiamo tutta la nostra vita a scegliere. Come gli ingranaggi di un orologio, ogni momento una ruota all'altro. È la voce stessa di Dio. Tutta la vita non hai fatto che prenderti gioco di me. Considerala un'ultima cortesia, perché dove andrai tu, io caro Ludwig, gli orologi non si muovono affatto.